Benedetti assicuratori. Gli assicuratori, come dicevo prima, le assicurazioni in generale, dal Premier Conte e dal governo quindi, vengono viste come un servizio essenziale, un servizio di primaria importanza, un servizio che in questo periodo è essenziale che sia presente, che resti aperto. Già questo dovrebbe farti ragionare. Ma sta a vedere che non è uguale. Sta a vedere che realmente siamo importanti, noi intermediari, noi come siamo stati volgarmente chiamati con la nuova riforma, distributori assicurativi, distributori. Cioè tu metti la monetina, me la metti nel taschino e io distribuisco le polizze. Che stronzata. Perdonatemi il termine, mi sono tenuto fino a qui, ma adesso parlato della mia professione non riesco, cioè io non vado a monetina, non mi metti la banconotina da 5 euro e io distribuisco una porcheria veramente. Lasciamo perdere la polemica di come ci chiamiamo, però attenzione, importante, il governo, lo Stato, in un periodo di crisi ed emergenza sanitaria dice le assicurazioni sono un servizio essenziale. Perché? Perché tutelano il cittadino, perché tutte le persone che hanno fatto una polizza sanitaria, una polizza diaria da ricovero e che quindi in caso di convalescenza, malattie, interventi chirurgici verranno liquidati. Una polizza temporanea a caso morte e che non escludevano le pandemie. In questo periodo purtroppo ci saranno dei sinistri perché non sono morte solo persone anziane per la maggior parte, ma non sono morti solo anziani o persone vecchie, assicurativamente parlando, che non potevano più essere assicurate. Sono mancati anche dei giovani, dei meno giovani, ma comunque persone sotto la soglia di assicurazione, quindi sotto i 70 anni, quindi che potevano essere assicurati. E di conseguenza, se queste persone avevano una temporanea caso morte, una polizza sulla premorienza su di loro, la compagnia paga. E se il rischio di pandemia non era escluso, la compagnia paga. Ma la cosa tragica è che la maggior parte delle persone in Italia non hanno polizze di questo tipo. Quindi il servizio è essenziale, ma le persone non lo considerano essenziale. In questo è anche colpa nostra, perché evidentemente troppi colleghi troppe volte hanno ragionato da distributore, soldino, polizza, soldino, polizza. E non si fa così, non si fa così. Il consulente assicurativo, il bravo assicuratore è diverso. Fa un'analisi dei rischi. Questo rischio non era preventivabile, ma tra tutti quanti i rischi delle varie persone, qualcosina in più si poteva fare, qualcosina di meglio. Ma torniamo a noi, mettersi nei panni degli altri, da parte di un assicuratore. L'assicuratore si vede arrivare dalla sua compagnia un prodotto e la compagnia che cosa fa? Dice: assicuratore, allora piazza questo prodotto, proponi questo prodotto a tutti quelli, alle aziende che... Scusatevi questa risata isterica, ma certo. Però di assicuratori ce n'è poi di due tipi, l'ho anticipato poco prima. Ci sono i venditori, i distributori e ci sono i consulenti. Analizziamo i venditori, che sono quelli che piacciono paradossalmente, quelli che hanno proprio la faccia da culo, che piacciono di più alle compagnie e che piacciono di più anche alle persone. Il Paolo Bitta della situazione, quello che baci l'anello con la fiaschetta di alcol, di grappa, quello che fa tantissimi contratti, che si vanta di aver inculato e fregato il prossimo. I venditori, ce n'è di due tipi. Ci sono i venditori onesti, quelli che hanno una soglia, un limite, ok? Gli piace vendere, gli piace l'adrenalina della vendita, ma sono professionalmente ed eticamente corretti, onesti. E poi ci sono invece i venditori che io chiamo gli squali. Tra l'altro, gli squali non danno fastidio a nessuno, in realtà loro nuotano e poi si nutrono, non sono cattivi. Diciamo che sono i venditori, non chiamiamoli squali perché insulto gli squali. Gli stronzi, ok? Quelli che non hanno rispetto di niente e nessuno perché conta solo il dio denaro. Me l'immagino con uno sgabuzzino apposito, con delle banconote,
e la sera a pregare le banconote. Vabbè, queste sono mie fantasie collegate a queste persone fantastiche, che per fortuna che esistono, se no non potrei insultarle. Ma a parte questo, naturalmente perché ho una grande invidia di queste persone, parlo da invidioso del settore. Queste persone sono pericolosissime perché nel momento in cui hanno visto questa polizza non hanno letto nemmeno le condizioni, hanno guardato solo la parte di vendita collegata al cliente come proposizione e sono andati subito a cercare di spararla perché sono provvigioni fresche, perché anche loro, che siano dipendenti o partita IVA come me, guadagnano se vendono polizze. Loro, se sono dipendenti, quantomeno hanno una parte fissa, cosa che non ho io, quindi io se non incasso polizze busserò a casa di qualcuno di voi per chiedere un pacco di pasta. Queste persone sono pericolosissime, dicevo, perché hanno reagito facendo accendere la loro lampadina, hanno rivisto il dio denaro illuminarsi, hanno detto: ok, qui si può fare polizze, si può fare soldi, si può andare dalle aziende a proporre, a fare, e poi si rischia di trovarsi le brutte sorprese. Ragione per cui ho inventato tutto questo progetto, ho creato l'assicuratore senza sorprese anni fa. Non mi voglio dilungare troppo su questa parte di assicuratori, di venditori. C'è l'altra parte, i consulenti. Ovviamente la polemica che ti dicevo sui social e sui vari gruppi di assicuratori è collegata proprio a questi aspetti. È collegata agli aspetti tra chi è venditore, chi è più consulente e chi dice sciacallaggio. Ecco, torno un attimo al sondaggio che ho fatto ieri sera. I risultati, è fantastico. Ti dicevo, tutti quanti i dipendenti hanno risposto, perché poi conosco le persone che guardano su Instagram, no? Tutti quelli che hanno una professione da dipendente o che si sono immedesimati e si sono messi bene nei panni degli altri, hanno risposto che avrebbero stipulato questo tipo di polizza. Tutti quelli invece che sono imprenditori, partite IVA, professionisti, hanno risposto: se fossi un'azienda la prenderei in considerazione, la valuterei, non la stipulerei, la valuterei. Invece quelli che hanno risposto mi sa di sciacallaggio sono i colleghi assicuratori che conosco, con i quali mi scambio delle opinioni. E quindi ci seguiamo a vicenda, abbiamo un ottimo rapporto e quindi la pensiamo in modo molto simile. O allo stesso modo alle volte. I consulenti anche qui si possono dividere in due. I consulenti che sono pro rispetto a questo prodotto e i consulenti che sono contro a prescindere, quelli che hanno una fortissima etica e che non vanno neanche a guardare quelle che possono essere le situazioni positive o negative, che siano per i dipendenti, che siano per le aziende. Allora, io non sono mai una persona contro a prescindere, perché, come dicevo prima, in tutto questo ragionamento che ho fatto, le aziende ne potevano avere un tornaconto. Quindi potevo lasciare, e ho fatto così, ho lasciato la scelta alle aziende che avevo, quelle che sono all'interno del mio portafoglio clienti, le ho contattate con tantissimo rispetto. E ho lasciato loro scegliere, ho detto: guardate, è uscita questa soluzione. Vi contatto perché penso che voi siate attenti a questo tipo di situazioni. Se avete piacere, questo è quello che viene coperto per i vostri dipendenti. I dipendenti non li ho contattati perché, essendo poi un'azienda che veniva, perdonatemi, essendo poi una decisione che veniva presa dall'azienda, non aveva senso che io contattassi i dipendenti per farmi dare il contatto dell'impresa, per andare a proporglielo, perché lì sarebbe stato cercare di lucrare, e invece no. Quindi i consulenti assicurativi si dividono in contro a prescindere, lo trovo non stupido, ma poco illuminata come situazione, perché noi consulenti dobbiamo analizzare la situazione e magari per 9 aziende questa roba faceva schifo, ma per una poteva essere utile, quindi noi dobbiamo essere in grado di analizzare che per quelle aziende poteva essere utile valutarlo con loro. E quelli invece non pro, ma quelli attenti a quelli che sono i cambiamenti, alle possibilità e soprattutto attenti alla consulenza, all'analisi,
che vanno a compiere giorno dopo giorno con ogni cliente quello che è l'analisi dei rischi, collegato poi ai bisogni da coprire ed alle eventuali soluzioni da proporre. Questa analisi, io parlo di me, la proposta che ho fatto poi di questo prodotto era assolutamente disinteressata dal punto di vista del risultato positivo o negativo nei confronti delle aziende che seguo, perché io ho fatto bene il mio lavoro, perché io ritengo di essere stato corretto. Adesso chiudiamo la parentesi, quindi, collegato appunto al prodotto, collegato al Covid-19, per la stipula, per il pagamento, che se qualche dipendente si ammala, vengono dati dei soldi alla società, ma a determinate condizioni, quindi ci sono 45, 30, 60 giorni di carenza, dove se ti ammali lì non vieni pagato, se invece ti ammali dopo vieni pagato e così via. Chiudiamo anche questo. E non ho preso in esame, per esempio, le compagnie. Perché una cosa figa sarebbe stata le compagnie assicurative, come le banche, sono piene di soldi. Una roba veramente bella sarebbe stata, è uscito un nuovo prodotto, la compagnia Pinco Pallino la regala a tutti i suoi clienti. Ma che figo! Non so se dal punto di vista dei costi sarebbe stato sostenibile, ma che bello sarebbe stato. Oppure a una cifra simbolica, 1 euro a persona. Che bello, che mondo fantastico. Oppure no, sarebbe un mondo pessimo perché non ci sarebbero gli utili. Dipende. Ci sarebbe però più umanità, questo sicuro. Ci sarebbe più capacità di immedesimarsi nel prossimo, di mettersi nei panni del prossimo.